penso che al di là di questo momento dibattito elettorale, la cosa bella, la cosa utile, la cosa importante è vedere delle forze politiche, certo diverse tra loro ma con una forte base di riferimento ideale e culturale, vedere delle forze politiche che invece di dividersi cercano di trovare la ragione per stare insieme e lavorare insieme, a prescindere dello stesso momento elettorale, nel senso cioè che Sinistra Critica, Sinistra Libertà e Rifondazione Comunista a Casoria hanno deciso di lavorare insieme non soltanto per presentarsi in questa campagna elettorale uniti con un progetto comune di città, ma soprattutto con l'intento di voler dare ai cittadini, ai lavoratori, ai giovani di questa città e consentirmi di dire per la verità di tutta l'area, quantomeno dell'area nord di Napoli, un messaggio importante che la sinistra rappresenta una forza necessaria per qualsiasi idea di reale cambiamento di queste nostre realtà. Guardate, basta guardare un attimo con attenzione a ciò che è successo in questi ultimi 30 anni in queste nostre città e quindi anche a Casoria, quando le varie scelte politiche che sono state operate e i vari gruppi dirigenti che si sono succeduti alla guida di queste città e quindi anche di Casoria, di fatto, possiamo dirlo tranquillamente, hanno registrato un totale fallimento. Quando si pensi al degrado morale della politica in queste nostre città, in Volta Gabbana gente che non ha capacità di avere un'idea, un progetto per la collettività, ma pensa ad un uso strumentale della politica come cosa che serva al proprio particolare e che quindi mette in campo scelte politiche che nulla hanno a che vedere con i bisogni della collettività, ma esclusivamente con il tornaconto personale. E allora voglio dire, il fatto che la sinistra, con queste tre forze, che rappresenta non soltanto il mondo del lavoro, il mondo della gente che vive onestamente del proprio lavoro, della propria attività, ma gente che ha dimostrato nel corso di questi anni di aver vissuto la politica, di vivere la politica in un altro modo, cioè l'idea della politica che le persone in carne e ossa che rappresentano Sinistra Critica, Rifondazione Comunista, Sinistra e Libertà a Casoria, e io penso e vedo e osservo in altre realtà di questo nostro comprensorio a nord di Napoli, hanno dimostrato di essere risorse genuine, indispensabili per chiunque pensi che bisogna chiudere con la storia politica di questi nostri comuni che si è avuta fino adesso. Queste forze di sinistra hanno con grande, io credo, senso di responsabilità. Avete letto non solo questo manifesto, ma anche il primo manifesto che è stato prodotto circa 20 giorni fa, è stato affisso sui muri di questa città, in cui queste forze
si rivolgevano ai cittadini, ai lavoratori di Casoria, proponendo con grande senso di responsabilità questo punto, la necessità di rompere con la storia politica, ma di aprire un altro versante, un'altra prospettiva. Io non lo so, per la verità, se questo discorso anche altre forze politiche, alle quali pure il manifesto nostro si è richiamato, no? Voi ricorderete tutti quanti che nel primo manifesto di Fondazione Comunista, Sinistra Critica e Sinistra Libertà hanno posto un problema al Partito Democratico, ai Verdi, ai Italia dei Valori. Io non lo so quale sarà la risposta. A me in questo momento, consentitemi di dire, interessa sottolineare un dato, il fatto che io credo a partire da questa sera è chiaro che a Casoria c'è una sinistra che con le sue idee di una città diversa, una città nella quale i diritti dei cittadini, la solidarietà, l'ambiente rappresentano insieme alla questione morale il punto dirimente su cui fondare un'idea nuova della politica. Per cui credo che questo sia, deve essere un monito, io penso che noi dovremo fare nelle prossime settimane quanto necessario perché si apra un discorso, un confronto con i vari pezzi di città, ai quali bisogna dire guardate, guardate, l'atteggiamento di indifferenza, l'atteggiamento di delega, l'atteggiamento di farsi prendere dalle solite logiche, alla fine, fino ad oggi ci ha portato a questo risultato. Noi crediamo che sia necessario che intervenga anche una responsabilità da parte di ciascun cittadino. Noi stiamo facendo la nostra parte e quindi io credo che a partire dall'iniziativa di questa sera noi dobbiamo poi aprire un confronto il più ampio possibile con la città, tentando di capire come le forze sane di questa città possano diventare protagoniste di questo processo di cambiamento. Ecco, io vi ringrazio per avermi consentito di dire queste poche cose. Massimo Claudio Junior, il compagno di Sinistra e Libertà, che introdurrà il nostro dibattito.